Cari lettori, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Virtual Tour Fumetterie. Oggi siamo qui con Roberto Recchioni. Ciao Roberto! Ciao, ciao a tutti. Ciao. E Andrea Cardi. Ciao Andrea! Oggi siamo qui per parlare della serie Ciambara. Con il Virtual Tour Fumetterie, che cosa succede? La Sergio Bonelli Editore, in collaborazione con le fumetterie, cerca di ricreare quello che è un momento un po' difficile oggi, in questi tempi ancora così incerti, e quindi l'incontro in fumetteria con un autore e a promozione di un libro. Quindi oggi, acquistando uno dei libri della serie Ciambara, si avrà la possibilità di reperire uno o tutti, se volete, i libri della serie per ora usciti, più quella che è una stampa esclusiva realizzata da Andrea, che ringraziamo qui presente. Io darei il via alle danze e qui una domanda per questo che è un universo molto ampio, molto complesso. Come nasce la volontà di realizzare una serie sul Giappone del XVII secolo e quindi su Ciambara, Roberto? In maniera un po' fortunosa e rocambolesca, nel senso quando Mauro Marcheselli dal Vita alla collana Le Storie mi scrive, mi chiama e mi dice che avrebbe avuto piacere che uno dei primi numeri fossero stati miei. Le indicazioni erano di una storia autoconclusiva, diversa da tutte quelle che tradizionalmente erano Bonelli, con solo due punti fermi. Visto che Sergio odiava le storie dei pirati e le storie dei samurai, non si devono fare storie dei pirati e dei samurai. Quindi, siccome mi divertiva la sfida e sapevo che Mauro era un appassionato quanto me del genere ciambara di samurai, ho provato ugualmente a presentare la cosa, forte anche del fatto che non arrivavo da solo, ma arrivavo con i disegni di Andrea Cardi a sostenere l'idea, che è piaciuta, è diventata poi un numero delle storie, il secondo in particolare. Parliamo della Redenzione del Samurai, il primo volume di Ciambara, che adesso è in questa bella forma del deluxe, e è piaciuta. Io ho detto: ehi, perché non ne facciamo un'altra? A quel punto era nata: perché non ne facciamo una serie, sempre con Mauro. Quindi il discorso si è evoluto, la scrittura del secondo albo, mentre il primo sapevo che doveva essere una storia autonoma, dal secondo in poi sapevo che potevo costruire una vicenda con un gettato più ampio, e quindi questa è l'origine, grosso modo. Chiaramente tutto Ciambara esiste in funzione del fatto che esiste Andrea Cardi, che disegna nella maniera in cui disegna e che ha le passioni che ha, perché con nessun altro autore si sarebbe mai potuto realizzare. Ma infatti mi permetto di dire che Roberto, più di una volta, anche all'incontro che facemmo qua a Milano al Mondadori, riportava quanto era anche un'esperienza artistica poter lavorare con te, Andrea, perché avevi messo all'interno di Ciambara quello che è una cura veramente alta del tuo percorso artistico. Quindi, se ce ne vuoi parlare, beh, siamo qui pronti a ascoltarti. Beh, anche io allora devo dire che l'incontro, cioè che questa storia dei samurai, se è venuta così è solo perché c'era Roberto che la scriveva. Grazie. Perché secondo me, a parte l'esperienza di Roberto e la passione di Roberto per il Giappone, come se non bastasse, cioè secondo me lui negli anni in cui noi abbiamo lavorato a John Doe, perché è stata questa l'esperienza che abbiamo fatto insieme, ha perfettamente capito quali erano i miei punti di forza e dove poteva andare appunto a toccare per farmi venire fuori. Io infatti sono e sarò sempre grato a Roberto, perché secondo me queste storie dei samurai sono la cosa migliore che io ho fatto in tutta la mia vita, perché voglio dire, non è che ho lavorato tantissimo, però questo qui è un prodotto di cui proprio vado fiero, e l'ha scritto lui. Cioè, e se leggete la sceneggiatura di Roberto, potete capire appunto come si affida a me, ma non perché mi lascia fare semplicemente, ma perché appunto con una parola, con una piccola frase, riesce a evocare in me quelle immagini che probabilmente abbiamo in comune. Sì, io quello che dico sempre su questo lavoro è che una delle cose che preferisco è che non capisco mai dove finisce la mia scrittura e dove inizia il disegno di Andrea. Cioè, quello che fa Andrea è scrivere con il disegno, non è solo
illustrare una sceneggiatura, ma aggiunge un livello di scrittura che è il livello delle atmosfere, il livello della sua capacità di evocare quel mondo, di renderlo vivo, di essere incredibilmente dettagliato, realistico e storicamente accurato e allo stesso tempo incredibilmente stilizzato. Che la misura del disegno di Andrea è scrittura e per molti versi la misura della mia scrittura diventa disegno perché poi permette Andrea nella condizione di disegnare le cose. E questo è molto interessante anche perché chi avrà l'occasione di recuperare il libro rispetto agli albi può, Andrea, vedere come tu lavori. Perché devo dire che anch'io, quando l'ho aperto, scoprire che tu prima fai una sorta di, io lo chiamo layout, ma è ridicolo, cioè di una tavola all'interno di un foglio a quadretti che ha lo stesso dettaglio della tavola con i piani di ombre che si staccano, fa capire quanta cura c'è di atmosfera enorme, no? Cioè No, no, io. no, no, fa capire che Andrea è pazzo, è diverso, perché lui realizza dei definitivi su dei Silenzio. fogli a quadretti che poi rifà su dei fogli belli. Cioè, praticamente è come se lavorasse due volte e tu potessi usare i quadretti anche perché mi è capitata sotto di, ora vabbè, magari se sbaglio terminologie, correggetemi, mi è capitato di vedere il disegno che hai fatto di Ichi che arriva davanti al demone, al guerriero gigantesco sopra le montagne. E che dici? Va bene, qui c'è una sorta di atmosfera di chiaroscuro, ma poi tu quella cosa la applichi anche alle inquadrature in notturna nel bosco, quindi c'è le ombre più nere, cioè pazzesco, un lavoro gigantesco. Sì, Ora, chiedimi come ringrazio. fai i retini. Come li facevo, come li Come facevo. li Adesso non li facevi? faccio più così. Andrea, come facevi i retini? Vai, ci interessa. No, allora sì, sì, fino a qualche anno fa lavoravo tutto a mano, cioè facevo tutte le cose a mano, anche se avevo cominciato a usare il computer. Però siccome ci tenevo che queste tavole fossero complete in originale, cioè che l'originale avesse tutto quello che poi viene stampato, no? Allora avevo deciso di lavorare ai retini in un modo tale che potessi stamparli e applicarli, ma non stampare, cioè, quelli che esistono già, i retini meccanici, per dire, quelli con i puntini, voglio dire. I retini me li volevo fare io, per cui ho semplicemente trovato una modalità che probabilmente, insomma, non ho inventato io e non l'ho scoperta io, ma cioè, chissà in quanti la fanno. Comunque, semplicemente scansionavo il mio tratto su un foglio ruvido, lo ingrandivo, lo facevo diventare appunto un modulo, poi lo replicavo e in questo modo ho fatto una serie di retini che poi potevo stampare su una pellicola a parte, una pellicola che va nella stampante, per cui con la pellicola adesiva poi io l'applicavo sul foglio e andavo col taglierino a scontornare le parti che volevo che restassero appunto col grigio o al contrario che volevo tirare fuori col bianco. E quindi è diventato un lavoro, cioè da un lavoro diciamo digitale, perché comunque appunto era stato fatto in digitale, poi lo facevo diventare manuale. Questa cosa mi dava una soddisfazione Ma enorme. io Mi ripeto, tu faceva saresti uno proprio. splendido modellista, Andrea. Dovresti fare i Esatto. modellini No, è ovunque, ve è guarda. vero, sai che questa dinamica mi sta facendo venire in mente approcci di modellismo, praticamente, sì. Ora, Beh, sì, vabbè. ma infatti, cioè, probabilmente viene da lì, ma non solo, devo Tu ammettere naturalmente, che. Roberto, non dicevi nulla quando lui ti raccontava, cioè rimanevi, come dire. No, poi quando ti porta il risultato del genere, ma poi Andrea, per esempio, nel secondo volume noi avevamo tutta una scena che poi è il volume ristampato adesso nell'edizione Deluxe, avevamo tutta una scena ambientata in un teatro giapponese. Andrea non si è limitato a studiare come era fatto un teatro, era di fatto una pianta 3D in maniera che ogni movimento fosse coerente, che lo spazio scenico fosse credibile e ci sono tutti gli studi del teatro di Andrea, quindi ci si può camminare dentro a quel teatro. Sì, esatto. Beh, ma Fantastico. quella è una cosa, cioè, io non riesco a capire come non si deve, come non si può fare così, cioè. Allora, entriamo un po' anche nel vivo, così che il lettore capisca quale avventura andrà incontro. Parliamo un po' dei protagonisti, che qui vengono fuori da quello che è anche un archetipo puro, che è quello di Chambara, quindi del racconto
di quel genere, fino ad arrivare all'interno di proprio questa serie, se ce ne volete parlare, così da conoscerli, da iniziare a conoscerli. Sì, il Chambara è il cosiddetto genere di cappa e spada giapponese, sono storie ambientate nel periodo del medioevo feudale, del feudalesimo del giapponese, ma possono variare tanto di secolo come ambientazione, però si basano tutte su dei concetti base che sono poi quelli appunto del clamore delle spade, che è questo che significa Chambara. Le storie, ogni volume si concentra su un protagonista. Nella prima storia abbiamo un giovane samurai che cerca il suo maestro che sembra aver tradito il daimyo, cioè il signore feudale. Nel secondo volume abbiamo la vendetta di una ragazza, nel terzo c'è una sorta di barbaro che deve trovare un nuovo modo di integrarsi nella società, e via discorrendo. Filo comune, denominatore di tutte queste storie, è la presenza di Ichigo, la rilettura di quello che è un po' lo Zorro giapponese, cioè Zatoichi, che è questo spadaccino giustiziere cieco che gira il Giappone sotto le mentite spoglie di un massaggiatore, che nasconde nel suo bastone una lama celata con cui è semplicemente implacabile. Zatoichi ha avuto tonnellate di adattamenti cinematografici, anche a fumetti, come peraltro Zorro. Quello che è più famoso in Occidente è sicuramente l'ultima interpretazione un po' anomala data da Takeshi Kitano nel film omonimo. Il nostro Ichi segue un po' il canone, un po' se ne discosta, al suo interno vive tanto Takeshi Kitano quanto Magnus, quindi è una combinazione abbastanza bislacca, ma poi peraltro molto coerente con tutto l'opera di Andrea. Noi andiamo avanti, nel senso ogni storia, le storie sono state strutturate intorno al fatto che Ichi incontra il protagonista di ogni storia, fino a formare una sorta di gruppo, una sorta di spadaccini che viaggiano attraverso il Giappone per confrontarsi con questo cattivo che appare nel terzo volume, che sta mettendo a ferro e a fuoco il paese. E ogni storia poi c'è un tema morale, un tema etico, che sono tutte legate e poi alla filosofia giapponese, alla Kagura, alla via del samurai, a queste cose qui. Insomma, dalle mie spalle i gatti fanno. È fantastico, perché c'è come se fosse uno scontro da samurai, veramente. Ce n'hai uno sopra la poltrona, uno di là, si stanno guardando così. No, è molto volevo fare una nota importante, perché uno dei libri non è vostro, è quindi di Gabriella Contu e Walter Venturi, e quindi volevo parlare anche di come vi siete relazionati lavorativamente con loro, visto che Walter riprende tutta la Bibbia grafica, il contesto, i segni dettati da Andrea, e Gabriella invece, come dice in redazionale, cerca di essere fedele sia a quella tradizione di scrittura, ma anche al modo come tu l'hai schematizzata e tradotta, Roberto. Quindi, se ci volevate parlare. Sì. Quando abbiamo capito che sarebbe stata una serie e che volevamo dargli un certo respiro, era chiaro che, visto il fatto che non siamo esattamente dei fulmini di guerra a realizzare questi volumi, avremmo avuto bisogno di qualcuno che ci aiutasse e che realizzasse altre storie. Gabriella è una sceneggiatrice che stimo molto, molto solida, molto professionale, prende tutto molto seriamente, ha uno stile suo forte, una voce precisa, ma capisce anche come interpretare le voci degli altri. E Walter, dall'altro verso, ha la stessa passione, la stessa mania per il dettaglio che ha Andrea. Poi per il resto di Andrea. No, sì, infatti, è proprio così. Quando io e Roberto abbiamo cominciato a pensare a quali disegnatori potevano, no, disegnare queste storie, Walter, cioè, mi ha rifatto tutti e due. Me l'ha detto lui, ma io già ci avevo pensato, perché è forte del grande Belzoni, in cui secondo me Walter aveva fatto una cosa incredibile. Cioè, sì, appunto. Insomma, sì, mi sembrava capacissimo, e infatti lo è stato. Tanto per cominciare, si è fatto quella sua piccola agendina con tutti i personaggi, che poi ha messo anche in rete, una cosa bellissima.
E il prossimo volume invece sarà sempre scritto, il prossimo non noto, sarà sempre scritto dalla Conto, invece disegnato da una variazione, che sarà proprio una variazione stilistica, che è Isabella Mazzanti, che è un'illustratrice bravissima, che ha fatto pochissimi fumetti, e sono entusiasta che l'abbiamo reclutata per Ciambara. Del resto è anche una storia particolare, una storia del cuscino, cioè le storie su oniriche tipiche del Giappone. Ma anche perché credo che per rientrare in questa scuderia richieda anche un certo tipo di sensibilità. Ora, non che tutti non la possano avere, però cercate anche quello che è un segno, un principio d'atmosfera. Quindi io quando Andrea ha citato John Doe, mi sono venuto in mente Walter, mi è venuto in mente ad esempio dell'Edera e lui, perché avevano, come per dire, dei segni simili. Quindi immagino ci sia questo lavoro alle spalle nel trovare Cioè, disegnatori. sì, vabbè, infatti dell'Edera, oltre a essere stato un probabile disegnatore, ci sarebbe piaciuto. Poi non so se ci sarà tempo per farlo, cioè se lui avrà tempo mai per farlo. Però lui è stato anche un po' seminale, nel senso che io mi ricordo appunto un John Doe di Roberto. Ambientato in un Giappone appunto così un po' fantasioso, ma dello stesso periodo, disegnato da lui che mi è servito tantissimo proprio per entrare nell'atmosfera. Cioè io diciamo che mi ha messo proprio il seme in testa quella storia. Allora, io volevo un attimo tornare a quello che aveva detto Roberto, anche se è una nota così produttiva, però quando tu, Roberto, dici che ci vuole molto tempo a realizzare questi episodi, secondo me il lettore può Parla di me. veramente... No, Parla di me, anch'io non so chiaramente. velocissimo su Chamber. Il lettore può respirarlo davvero. Tu vieni adesso recentissimo da un'esperienza molto importante da Lucca in cui hai intervistato un attore di fama mondiale che è Frank Miller. Frank Miller, che è stato uno tra i primi a portare quello che è questa visione del Giappone feudale all'interno di un contesto mainstream di un certo tipo di fumetto, ricordando Ronin e ricordando anche Wolverine e altri tipi di Elettra, altri tipi di personaggi. Quanto, facendo una domanda sulla documentazione del lavoro che c'è dietro, sia lato scrittura e sia lato disegno, poi arriviamo dopo a Andrea. È stata anche quella una tua ispirazione che ti sei portato dietro in qualche modo come grinta e come approccio a quel tipo di lavoro da Frank Miller? Quanto c'è dentro la scrittura di Ciambara di tutto quello che riesci a trovare, a cibarti, diciamo? Ma sai, Ciambara è il frutto del lavoro di studio di una vita, nel senso io sono appassionato di cultura giapponese, di samurai, della via della spada da sempre, quindi all'interno, se fossi partito da zero mi ci sarebbe voluto moltissimo tempo. Fortunatamente arrivo a Ciambara perché non parto da zero, nel senso arrivo a voler fare una serie dei samurai che è una serie difficile se la vuoi fare senza... capendo nello spirito, senza prendere cantonate gravi. Io ci avevo un po' tanto, nel senso sono appassionato di manga giapponesi, sono appassionato di storia giapponesi. Miller è stato importantissimo perché Miller, per esempio, senza Miller, che peraltro è uno dei miei autori preferiti, non avrei mai conosciuto lo Wolf and Cub, che è una delle mie opere fondanti, uno dei miei manga e fumetti preferiti di tutti i tempi, che è appunto una storia di samurai lunghissima. E allo stesso tempo Miller ha fatto capire al mondo che si poteva che le scuole si potevano contaminare. Quindi quando fa Ronin, lui fa un lavoro di contaminazione tra il fumetto francese di metallo urlante, il fumetto americano e i manga giapponesi, quindi li mescola insieme e tira fuori qualcosa di autonomo. Quindi l'insieme è, secondo me, lo studio è fondamentale. Però lo studio che si è dietro Ciambara, nel mio caso, corrisponde allo studio della vita. Poi magari se mi serve qualcosa di specifico sul Giappone, della sua storia, riapro i libri e vado a studiare, tipo nell'ultima storia, quella che deve ancora uscire, c'è tutta una parte su una popolazione giapponese particolarmente antica e particolarmente odiata dai giapponesi stessi, che ho dovuto studiare per poi riportarla ad Andrea. E tu invece, Andrea, com'è stato il tuo approccio a questo? Andrea deve lavorare davvero. Questo lo possiamo mettere sottotitolo.
Allora, Andrea, tu invece come ti sei trovato di fronte a questa valanga di lavoro? Beh, sì, c'è sempre, diciamo, un piacere nel farsi male, no? Quindi se conoscevo già qualcosa, ho avuto bisogno di ampliare ancora di più. Anche io sono figlio dell'invasione giapponese, no? E quindi anch'io amo moltissimo il Giappone. E sinceramente, forse all'inizio ho pensato che quello che conoscevo già poteva bastarmi. Quando ho lavorato in Granata Press, noi facevamo Kamui, per esempio, che è stato uno dei primi manga ambientati in quel periodo che ho letto e che ho riguardato anche per fare Chambara. Lui, come appunto Lone Wolf and Cub. Se andavano benissimo per le atmosfere. Non andavano per niente bene per le cose che dovevo disegnare con il mio stile. Io avevo bisogno di vedere come erano fatte le cose, per cui la mia ricerca è stata ancora più, diciamo, profonda. Sono andato a cercare altri disegnatori, non solo disegnatori di manga attuali, ma anche illustratori che ho scoperto, illustratori giapponesi del Novecento, che avevano questo, appunto, universo, diciamo, e mi hanno aiutato tantissimo. Potrei fare un sacco di nomi, ma tanto non li conosciamo, quindi cioè, non sono mai arrivati qui in Italia, quindi è inutile. Uno su tutti, però, voglio dire, non si sa mai. Iwata Sentaro, se lo cercate, fa delle cose splendide. Sono riuscito a trovare dei libri. Sono diventato pazzo per questa cosa. Ed è una cosa bellissima, no? Cioè, quando cominci a conoscere, quando ti appassioni. L'immersione, no? Cioè, una vera e propria immersione. Roberto accennava qualcosa prima, forse avevi detto. No, dicevo che poi una cosa interessante è che l'amore degli occidentali per il Giappone e per l'arte giapponese è ricorrente, no? Noi abbiamo avuto tutti gli orientalismi, i giapponesismi nell'arte, specie del Novecento, nella fine art, nell'arte alta, che poi puntualmente a un certo punto continua a tornare. Quindi alla fine non siamo altro che ennesimi esponenti di quella corrente di occidentali che guardano al Giappone e se ne innamorano, cercando poi di mediare la propria sensibilità con quella degli artisti giapponesi. Beh, così mi dai un ottimo gancio per arrivare a un altro argomento che volevo trattare, è che man mano che seguiamo i volumi arriviamo a un team up, cioè arriviamo alla formazione di un team, non team up. Quindi i nostri eroi si trovano a scontrarsi contro un villain che è un po' particolare perché viene caratterizzato come un artista. Allora, finora lo abbiamo visto modalità grande burattinaio. E vorrei che tu ne parlassi un po', Roberto, perché ci sono delle immagini molto forti con cui viene lui presentato e so che poi lo ritroveremo, però che tipo di personaggio è Murasaki? Ah, Murasaki è un insieme di cose, nel senso, fa sempre tutto parte del quanto Giappone mangi, perché da una parte, oltre a tutto il Giappone tradizionale, manga tradizionali, io sono anche un super appassionato di Takeshi Miike, e Takeshi Miike ha fatto delle cose sul Giappone completamente matte, sul Giappone feudale, in cui ha unito il suo gusto per la carne, gli smembramenti e le robe più punk, con invece l'approccio più tradizionale. E allo stesso tempo sono un grandissimo appassionato di una serie manga di un altro matto giapponese che è Blade l'Immortale. L'autore di Blade, che su Blade si trattiene e neanche tanto, è noto per essere una sorta di liberatore giapponese che quindi lavora sul senso della carne, sulle deformazioni, sulle mutilazioni in maniera estrema. Nel villain della nostra serie ho pensato di cercare di passare quel tipo di approccio. Quindi il nostro cattivo è particolarmente cattivo, è particolarmente spietato e utilizza la carne, il sangue, gli arti menomati per creare le sue opere d'arte. E in più è bellissimo perché Esatto, infatti avevo capito che avevi una sorta di simpatia per lui perché a un certo punto fai una splash page con lui che balla per caratterizzarne il fatto che è il demone bianco ed è un ballerino, cioè veramente
Vabbè, poi fa tutta parte di quel filone, no? Tantissimi cattivi, è anche quello un altro archetipo, luogo comune, poi narrativo giapponese, nel senso, se prendi anche una serie per ragazzini sciocca, che io adoro, come i Cavalieri dello Zodiaco, i cavalieri più cattivi sono sempre i più raffinati, che suonano l'arpa, che parlano nella maniera più aulica, Cioè, sono Gemelli ha storici. un viso levigato, ad esempio, per Certo, dire. so quella bellezza, e quella bellezza che allo stesso tempo contempla la morte, la crudeltà più assoluta. E tu come ti sei trovata, Andrea, a muovere questo personaggio? Anche perché nell'ultimo cronologicamente c'è, non nell'ultimo che è i fiori, ma prima c'è lo scontro contro Ichi, quindi partiamo subito veramente tanto alti perché c'è una sorta di caduta di Ichi e poi da lì la adunata degli eroi. Come ti sei trovato a muoverlo? Beh, è un personaggio che si vede e mi piace tantissimo anche a me. Ha anche i capelli bianchi e soprattutto ha i capelli lunghi, cioè come nella tradizione, nella migliore tradizione. Sì, è un personaggio che mi piace, sono curioso di capire anche io i momenti in cui si scontrerà davvero con gli altri tre, vorrei capire chi è che sopravvive, se sopravvivono tutti, se voi. Tu sai che a me piace ammazzare la gente, vero? C'è una lunga tradizione dei protagonisti morti. Una cosa che mi è piaciuta molto è quando lui arriva davanti ad un villaggio e dice, ad esempio, ora senza, tanto non spoileriamo niente perché sono piccole pillole, quando dice che noia e mi è sembrato come se lui guardasse una tela bianca, no? Perché cioè lui è di fronte a quella sensazione lì e poi Roberto non ci ha dato leggero perché c'è una splash page per stomaci pieni, diciamo, una Main Street completamente di sangue. Quindi è interessante vedere che evoluzione avrà. Beh, dai, al prossimo volume diciamo che c'è un orco che mangia i bambini, quindi. Beh, ci tratteniamo sempre, come dire. No, allora, volevo fare. Ma il Giappone di quel periodo è un po' sorribile, la gente si apre gli addome per la minima sciocchezza, cioè sono persone che vivono sul sentiero della morte, lo vivono davvero, il valore della vita è veramente molto ridotto. Infatti volevo farci uno spoiler sulla finestra che arriva dopo, che è fuori dal Virtual Tofumetterie, ma augurandoci che recuperando i volumi poi venga ancora più voglia di seguire le avventure dei nostri. E dopo ci concentreremo su Daisuke, che Daisuke è il personaggio, chiamandolo più belva, gli faccio un complimento, perché lui diciamo, ha delle tecniche particolari per disboscare le foreste, chiamiamola così. E in più so che, però questo mi direi tu Roberto se sbaglio, so che è una citazione al nostro caro Ranger, perché lui ha un elemento, che sono i fazzoletti di metallo, che ricordavano il caro Tex. Cosa ci aspetta? Cosa ci aspetta in questo nuovo volume che arriverà su Daisuke? Ma in realtà, collegandomi all'ultima cosa che hai detto, tutto il gruppo non è altro che una mega citazione a Tex, no? Perché poi se tu vai a guardare, ognuno di loro ha un corrispettivo nel gruppo dei Pards, quindi hai il Kit Wheeler, hai il Tex, hai il Kit Carson e hai il Tiger Jack. Sono stati costruiti nella mia testa apposta per essere una versione tra virgolette giapponese, comunque in una versione samurai ciambara del gruppo dei Pards più famoso del fumetto italiano. Nel caso di Daisuke, l'omaggio è esplicitato col fazzolettone al collo, che è proprio un fazzolettone alla Tex, che però allo stesso tempo è anche un rimando a dei personaggi dei film di Kurosawa, quindi tutto si sposa. Poi Daisuke contiene altre citazioni, nel senso dentro c'è Gassman dell'armata Brancaleone, c'è il fatto che è un gigante, quindi lo usiamo in maniera diversa rispetto a tutto il resto. La prossima storia, quella che Andrea sta disegnando, e che io ho relativamente finito da scrivere, ho finito da scrivere da relativamente poco, è di nuovo incentrata su di lui e ne scopriamo il passato, perché il passato degli altri personaggi era stato più o meno raccontato, mentre il passato di Daisuke no. Com'è stato, Andrea, affrontare questo diverso disegno anatomico e anche scenico? Perché,
Lo vediamo muoversi a differenza degli altri con una diakatana, quindi una katana che è lunga se non il doppio addirittura di più, e tu in un unico affondo affetta e sbudella ad esempio tre guerrieri. Quindi com'è stato muovere lui rispetto a, possiamo dire, anche agli altri che hanno anche degli atteggiamenti più ninja, quindi che si arrampicano sugli alberi eccetera, cioè lui è proprio terreno da Daisuke. È difficilissimo per un disegnatore disegnare un gigante quando insieme a lui ci sono delle persone normali e uno ancora più piccolo, perché Ichi è tipo molto più basso. Cioè, quindi quando li devo disegnare tipo tutti e tre insieme, per dire, quattro insieme, cioè è impossibile. Ichi viene solo la testa. Ma infatti la cosa che mi piace è li fai vedere a tavola, quando bevono il tè mangiano. Comunque sì, no, davvero, è molto difficile, perché riuscire a mantenere delle proporzioni realistiche quando c'è un gigante è complicato. E non sempre credo di esserci riuscito sulle tavole, eh? Cioè, alcune volte mi rendo conto che le teste di Daisuke sono un po' più grandi del normale, perché tento sempre di proporzionarle al corpo, e invece sbaglio, perché appunto vengono fuori delle cose errate. Per fortuna c'è Roberto che ogni tanto me l'ha fatto notare, quindi sono riuscito a metterla a posto. Anche perché Roberto ti ha detto: il lavoro grande è tuo, e qui la testa va un attimo. Allora, voi avete fatto per ora tre libri di Chambara, e sono magari l'inizio di una produzione, ma qual è quello per Roberto e per Andrea su cui siete un po' più legati e perché? Non lo so, nel senso, io sono legatissimo a ogni singola pagina, ogni singolo vignetto di quest'opera. L'opera probabilmente a cui sono più legato, più proprio interconnesso, sia perché la faccio con Andrea, che è probabilmente il disegnatore con cui preferisco lavorare in assoluto, con tutto il bene che voglio agli altri, però con Andrea c'è proprio una fusione totale tra quello che scrivo e quello che poi viene disegnato, sia perché è un tema che mi è molto vicino, e poi anche per una cosa importante, la Bonelli ce lo sta lasciando fare bene come volevamo, quindi non c'è nessuna pressione di tempo, non c'è nessuna pressione produttiva, i volumi escono quando sono pronti, e quando sono pronti vuol dire che sono pronti al nostro meglio. E tu invece, Andrea? Ma guarda, no, anche io sono legato a tutte le storie. L'unica cosa... Scusa se interrompo, la domanda ce l'ha anche il fatto che tu hai disegnato combattimenti notturni, cavalli mozzati dal busto in avanti, fiammelle, cioè tipo salti, tante cose. Quindi... Comunque lo chiede lui, mi dice: Roberto, mettimi alla prova, fammi disegnare cose difficili, cavalli, dammi più cavalli. Beh, devo ammettere che i cavalli, cioè disegnare quella storia, la prima tra l'altro, con i cavalli è stata utilissima, perché dopo abbiamo fatto quella breve storia di Tex in cui c'erano i cavalli, per cui diciamo, non è stata una passeggiata affatto, però almeno avevo fatto esperienza con quella storia. No, per ritornare alla prima domanda, cioè sono legato a tutte le storie chiaramente, l'unica differenza è che man mano che passa il tempo, man mano che io disegno delle cose nuove rispetto a Chambara, mi rendo conto di tutte le cose che ho sbagliato in quelle precedenti, per cui mi prudono le mani perché vorrei appunto correggere, che magari sono sciocchezze, che ne so, una spada non proprio fatta bene come dovrebbe essere, una cintura, un hobby disegnato male, perché ci sono un sacco di cose che si imparano man mano che si va avanti in questa storia, cioè da tutti i punti di vista, non solo sono più bravo a disegnare, ma proprio cioè come erano fatte le cose, come si incastravano i tetti delle case, cioè sono cose molto interessanti, per nulla utili nella vita, ma molto interessanti quando sei lì con te stesso che lavori, ecco. Posso dirti che è una goduria leggerti e leggervi, punto. Quindi io, ecco, vi ringrazio perché credo che vi ho tenuto abbastanza in questo lungo viaggio per la serie Chambara. E, non so se volete aggiungere qualcosa, ma veramente secondo me abbiamo dato tanta carne al fuoco e tanto interesse per chi lo vorrà comprare.
Io vi saluterei, do l'appuntamento ai lettori per recuperare uno dei libri della serie, così che possiate avere anche l'esclusiva stampa, anche lì un quadro di Andrea che è stata scelta attentamente. E quindi grazie Roberto per tutte le cose che ci ha raccontato, per tutti i dietro le quinte interessanti, grazie mille. Grazie a voi. E grazie a te Andrea per essere stati con noi, quindi alla prossima. Grazie Giovanni. Un saluto a tutti i lettori, grazie. Ciao.